chiaro che Napoli è una squadra tra le due o tre più forti del campionato, questo Pacifico, e quindi è un test importante, complicato per certi versi, però i processi di crescita non sono solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista un po' della maturità, della crescita a livello mentale proprio, no? Quindi andiamo a Napoli sapendo di affrontare, come ho detto, una grande squadra. È bello misurarsi contro queste realtà, cercando di andare lì e metterci tutto quello che si ha, perché serve chiaramente una prestazione non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista proprio mentale importante. Questo è un Napoli che ha cambiato anche lui qualche interprete, è un Napoli che chiaramente ha uno spessore, una rosa, un bagaglio tecnico importantissimo, però noi vogliamo fare la nostra strada e cercheremo di crescere anche e bisogna crescere attraverso queste partite. Il Napoli probabilmente ti concederà poco, come è lecito aspettarsi, ma dovremmo essere bravi noi a crearci i presupposti e sfruttare quei momenti, quelle situazioni. È chiaro che bisogna essere contro queste squadre qui molto cinici, quindi cercare di raccogliere il massimo da quelle possibilità che ti si presentano, che sei bravo tu a crearti e che loro possono anche concederti. Quindi questo deve essere, se uno va lì con l'idea solo di difendersi, è chiaro che diventa una partita difficile da poter portare a casa, no? E fare il risultato. Quindi cercheremo di utilizzare tutte le nostre possibilità, di sfruttare al meglio tutte le nostre caratteristiche, di usare anche l'entusiasmo giusto, perché queste sono le partite di grande vetrina, di grande spessore, contro grandi avversari, contro uno scenario, un pubblico importante, quindi queste sono le occasioni che noi dobbiamo cercare di cogliere e di sfruttare al meglio. No, beh, ormai si sta allenando da un po' di giorni con la squadra, è chiaro che la sua condizione non può essere ottimale in virtù del fatto che insomma l'assenza è stata abbastanza prolungata, però sta crescendo, sta migliorando e sicuramente abbiamo necessità anche del suo apporto. È chiaro che nelle gambe non può avere una continuità importante come quella completa di una gara, però insomma già è a disposizione. Tutti i giocatori che sono qui per me sono importanti e sono come dire, nella possibilità di poter essere protagonisti sempre. È chiaro che poi il campo dà delle risposte, no? Il campo non solo la domenica, ma soprattutto durante la settimana, quando c'è questo spirito competitivo, la voglia di emergere sull'altro e quindi di crescere, allora questo mette in discussione tutti e indubbiamente fa anche fare il salto di qualità alla squadra, alla rosa. Questo è quello che mi aspetto, poi che si parli di uno, dell'altro, di quell'altro, non c'è nessun tipo di certezza, ma è bello che sia così, è importante che sia così, proprio perché questo credo che aiuti a crescere.